Buonasera, incontriamo Alice Salvatore, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Per parlare intanto di una tre giorni, quella del fine settimana del Movimento 5 Stelle in Valpolcevera, Valpolcevera Tour Movimento 5 Stelle, ovviamente il luogo, la Valpolcevera, sarete a Serra Ricò, ma comunque è un luogo che ovviamente è strettamente collegato alla tragedia di Ponte Morandi e almeno una giornata, ma forse non solo, sarà dedicata alle proposte del Movimento 5 Stelle, proposte che si concentreranno su quali temi? Sì, nella giornata di venerdì 14 ci sarà innanzitutto un sopralluogo nei presidi sanitari della Valpolcevera, seguito da un sopralluogo in tutti i quartieri circostanti la zona rossa. Dopodiché l'evento vero e proprio incomincerà con una commemorazione, chiaramente, della tragedia del Ponte Morandi e abbiamo messo a disposizione dei monitor per poter trasmettere la diretta di primo canale dalla piazza De Ferrari per consentire a tutti i cittadini della Valpolcevera che proprio a causa del crollo del Ponte Morandi è in una situazione di isolamento fisico di poter partecipare all'evento ufficiale che si tiene appunto nella piazza centrale della città. Noi avremo dei momenti particolari, ci sarà venerdì sera proprio una tavola rotonda dove si parlerà di quelle che sono le situazioni a seguito del crollo del Ponte Morandi, le possibili soluzioni. Avremo con noi anche degli ospiti importanti, ci sarà il senatore Paragone, nella giornata di domenica ci sarà anche il senatore Morra e con noi ci saranno, oltre agli altri consiglieri regionali e portavoce locali, anche deputati parlamentari del Movimento 5 Stelle ed europarlamentari. L'idea è quella di portare le istituzioni in un territorio che è in grande sofferenza e in grande difficoltà. Ecco, a dire il vero, questo evento di tre giorni era stato preparato, calendarizzato prima che ci fosse la tragedia, esatto, e c'è stato un momento dove abbiamo voluto riflettere se fosse opportuno proseguire in questa realizzazione, ma abbiamo pensato che a maggior ragione fosse necessario stare proprio lì. Infatti nella giornata di sabato, oltretutto con i senatori e i deputati, c'è un altro sopralluogo invece proprio in zona rossa dove è avvenuto il crollo insieme ai vigili del fuoco. Sopralluoghi, incontri, affrontare le tematiche dei cittadini, della gente, ma un primo giudizio su quella che è stata dopo un mese l'emergenza dalla città di Genova, dalle istituzioni ma anche dai cittadini. Qual è l'idea che si è fatta, Salvatore? Sicuramente è successo qualcosa che fino ad oggi, almeno qui a Genova, non avevamo vissuto, cioè che nel momento del disastro, nel momento della tragedia, il governo ci è stato vicino e addirittura si sono recati ministri, premier, sul posto, sul luogo dove c'è stata la tragedia del Ponte Morandi. Così non è stato ad esempio quando c'è stata l'alluvione. Noi cittadini genovesi siamo stati, diciamo, abbandonati a noi stessi all'epoca. Invece c'è stata una presa di responsabilità immediata, la prontezza di prima questi 5 milioni stanziati subito per le prime emergenze e poi 28 successivi, sì. La sensazione è che ci sia stato anche un senso, un certo gioco di squadra, anche tra le istituzioni locali e governo, almeno nelle prime giornate, nelle prime settimane. Sì. Tanto che appunto anche in questa iniziativa, siccome ci sarà la sera un momento anche di cibo, si potrà mangiare, ci sono dei ristoratori del territorio, chiaramente non quelli che sono stati messi in ginocchio da questo evento, che si sono messi a disposizione a titolo volontario e ci saranno piatti, insomma ravioli fatti in casa, torte, e abbiamo deciso che una parte del ricavo che viene, a parte quello per coprire le spese, ma una parte del ricavo verrà proprio destinato al fondo, al conto corrente aperto dal Comune di Genova, perché noi apprezziamo la vicinanza e la presenza che c'è stata proprio da parte degli enti locali. Chiaramente ci sono stati anche degli episodi invece che non... Ecco, poi cosa è successo dal suo punto di vista? A un certo punto sono iniziati gli scontri, no? Tra il governatore Toti e alcuni ministri proprio del Movimento 5 Stelle, oggetto soprattutto il ruolo di Autostrade. Qual è la vostra posizione?
Io credo che al governatore Totti sia stato dato un compito molto importante, molto gravoso, quello del commissario delegato all'emergenza, e in questo momento più che mai debba concentrarsi proprio su questo, su risolvere l'emergenza. Significa stare vicino agli sfollati, aiutarli a trovare al più presto delle nuove abitazioni, a recuperare i loro beni, e purtroppo però c'è stata, adesso finalmente forse c'è un momento un po' più di, diciamo, di serietà e di lavoro, senza voler a tutti i costi, insomma, fare notizia. Sì, e anche fare... C'è stata invece la volontà da parte del governatore Totti di farsi subito accreditare anche come commissario alla ricostruzione, saltando quindi quella fase essenziale che è l'emergenza. Appunto, legata all'emergenza. E c'è stato quell'episodio che sappiamo. Sì. Che sappiamo. Ma a questo punto, insomma, adesso si attende soprattutto il decreto, certo, per Genova. Questa mattina è intervenuto anche Maurizio Rossi, nostro editore, già senatore, che ha paventato un pericolo, quello che il programma degli interventi previsti dal decreto potrebbero in qualche modo prevedere una serie di interventi finalizzati però al superamento, appunto, dell'emergenza, al risarcimento dei danni, alla ricostruzione del ponte, ma non a tutte quelle, a tutti quegli interventi che consentirebbero a Genova di andare oltre la situazione precedente, non ritornare al 13 di agosto, ma magari sarebbe meglio anche far uscire Genova dall'isolamento. Che cosa ne pensa? Sì, credo che proprio come dicevamo prima, c'è stata questa risposta pronta, immediata, da parte del governo, che è stato vicino al territorio, e Genova non si sente lasciata sola dalle istituzioni. Quindi credo, sono certa che questo provvedimento, questo decreto che arriverà, avrà come obiettivo non soltanto quello di risolvere il problema dell'emergenza, ma di sopperire a quella che è stata, diciamo, una mancanza di attenzione piuttosto grave da parte di tutte le istituzioni locali che si sono succedute nel tempo fino ad oggi, che non avevano mai previsto in ogni caso una possibilità anche alternativa nella viabilità rispetto a quello che è il ponte Mara, perché c'era, lo sappiamo ormai dalle notizie stampa, c'era la possibilità anche di dover chiudere questo ponte proprio per i lavori di manutenzione, e in quel caso, anche in quel caso, si sarebbe creata quindi una situazione di grande causa, anche questo se non è accettabile, sì. Però sul gap infrastrutturale da superare, su certe opere in particolare, penso a Terzo Valico e Gronda, per esempio, che insomma sono state oggetto di lungo dibattito, voi siete sempre stati contrari. Cambia qualcosa oggi con il crollo del ponte? Rispetto a quelle grandi opere non cambia la posizione, ma è emerso finalmente, e davvero è pazzesco rilevare che sia successo solo a seguito di una tragedia come quella del crollo del ponte Morandi, che esistono delle vie alternative che in anche breve tempo possono essere messe a disposizione dei cittadini. Una è la via Ilva, cioè la sopraelevata subportuale, che consente di separare il traffico merci, il traffico pesante, dal traffico cittadino. L'altra è la prosecuzione della strada a mare, che peraltro è già inclusa dentro il PUC, il piano urbanistico comunale, con un suo prolungamento appunto fino a Multedo, e anche finalmente la messa in posa del famoso tunnel subportuale, che, riflettiamoci, sarebbero delle soluzioni che consentirebbero proprio nella tratta che era coperta dal ponte Morandi di transitare sia dal punto di vista di traffico privato sia del traffico merci. Invece sul discorso famoso Gronda, diciamo, c'è stata una disinformazione, perché il primo no Gronda è stato Claudio Burlando, quando nel 91 da sindaco di Genova aveva bloccato l'opera, il cui progetto era già stato avviato ed era già stato assegnato, per cui i cittadini genovesi dovettero anche pagare le penali agli allora concessionari pubblici. Poi noi sappiamo che per realizzare la Gronda ci vogliono almeno 10-12 anni, e questo lo dicono i progettisti nel progetto. Poi nella realtà dei fatti, quando in Italia iniziano queste opere così grandiose, ci vuole anche più tempo. E adesso l'iter, che non è stato poi più interrotto, è stato portato avanti paradossalmente, tra l'altro, dal sindaco Doria, che aveva fatto la campagna elettorale contro la Gronda. I lavori dovevano iniziare tra 2019 e 2020, e quindi durare poi 10-12 anni.
ma il ponte è crollato nel 2018, ma non solo. Adesso c'è un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto nell'emergenza e anche nella fase di ricostruzione del ponte e della viabilità alternativa che non c'era e deve esserci, che far partire i lavori della Gronda significherebbe aprire 5 grandi aree di cantiere nella zona che è proprio interessata dal congestionamento di traffico dovuto al crollo del ponte Morandi all'emergenza. Ancora adesso non siete... Ci sarebbero... quello viene valutato poi nell'analisi costi-benefici, perché anche lì c'è da valutare se spendere quei 4 miliardi e mezzo per un'opera per cui ci vogliono quasi 15 anni di realizzazione e che per farla ci sarebbero questi 5 cantieri da Cornigliano, Voltri, Genova Est, Uscita Est, e questa spesa così ingente sarebbe commisurata con quelli che sono i vantaggi, tanto più che adesso, e questo davvero, vengono tirati fuori dal cilindro come se fossero delle ovvietà, e questo fa male ai cittadini, queste soluzioni alternative realizzabili in così breve tempo come la famosa via Ilva. Ma insomma, ma possibile che questa sopraelevata subportuale, pur essendo già realizzata in gran parte, non sia stata subito messa a disposizione del traffico merci, ma molto prima che certo, ci fosse la tragedia. Chiarissimo. Volevo ancora sottoporre due domande. Una sì, che riguarda ancora Genova, perché in questi giorni ha insomma riproposto un tema, quello riguardante la privatizzazione di Ente Bacini, criticando la privatizzazione. Le chiedo, non è stato tardivo questo intervento, visto che comunque si parla di un bando partito alcuni mesi fa ormai, adesso che si può fermare? Sì, penso proprio di sì. In realtà ho ricevuto dei ringraziamenti dal mondo delle riparazioni navali, dagli imprenditori, perché questo discorso della possibile privatizzazione dell'Ente Bacini, che prevederebbe un allungamento, una proroga di queste concessioni fino a 25 anni, un tempo davvero infinito, andrebbe non soltanto a compromettere gli interessi di un asset strategico pubblico che è appunto l'Ente Bacini, ma andrebbe contro quella che è anche la concorrenza nel libero mercato, e soprattutto andrebbe a mettere in difficoltà le piccole e medie imprese di riparazioni navali, che sono la storia nella nostra città, tutta vantaggio dei grandi gruppi di impresa di riparazioni navali, e di fatto rischierebbe poi di crearsi un vero e proprio monopolio. Questo è da evitare anche nell'interesse proprio della tutela dell'economia della nostra città. Un'ultima cosa, parliamo un po' di, insomma, sarà uno dei temi anche di questa tre giorni del fine settimana in Valpolcevera, un bilancio di primi tre mesi di governo. No? Governo 5 Stelle Lega, iniziano ad esserci i primi scricchiolii, penso ai casi dei fondi alla Lega, le polemiche sulla giustizia, Salvini con 5 Stelle che hanno posizioni diverse, sanzioni contro Orban, ultima questione che ha diviso un po' le cose, anche sul tema autostrade, nazionalizzazione di autostrade, le posizioni sembrano essere un po' diverse. C'è un rischio che, poi abbiamo sentito anche di Battista che è stato abbastanza duro nei confronti di Salvini, c'è il pericolo che qualcosa cominci a traballare? E ha fatto bene di Battista. No, diciamo che è normale che ci sia uno scambio di vedute, di dibattito anche acceso, perché si tratta di due forze politiche ben distinte, differenti, che hanno messo insieme le loro idee di programma per trovare una convergenza in questo famoso contratto di governo, assumendosi la responsabilità di dare al Paese un governo. Quindi siamo in una situazione che non è mai esistita in Italia, cioè noi abbiamo due forze politiche diverse che non sono alleate, non sono strette da alleanza, quindi non c'è quel discorso, c'è il famoso contratto di governo, che debba esserci una intesa su ogni cosa, ma io credo che questa diventi un'espressione di quella che è la democrazia, che doveva essere sempre la democrazia dentro il Parlamento, dove c'è un confronto sui temi. E questo credo al di là delle alleanze. Sì. Tutto questo crea qualche imbarazzo al Movimento 5 Stelle, che ha un alleato, o comunque non un alleato, però un accordo di programma a Roma con la Lega, mentre in regione siete su forte contrapposto? No, questo credo proprio di no, perché noi stiamo continuando sulla nostra linea programmatica in tutte le nostre sedi, e i risultati straordinari che già si stanno registrando dopo soli tre mesi, penso anche all'accordo per i lavoratori dell'Ilva, sono davvero notevoli, quindi non ci possiamo affatto lamentare.